Dario Tommasi, faccio parte della terza generazione della Tommasi Viticoltori, fondata nel lontano 1902 da mio nonno Giacomo Battista, quindi ad oggi sono 113 anni. Il quartier generale dell'azienda è a Piedemonte, nella Valpolicella classica. Siamo forse l'azienda più importante in termini di vigneti della Valpolicella classica. Infatti abbiamo circa 120 ettari di vino da produzione Valpolicella e Amarone. In tutti questi anni abbiamo cercato anche la collaborazione di un'azienda che ci potesse supportare con varie tipologie di confezioni. Per dire confezioni vorrei dire la bottiglia, che è importante per ogni tipo di vino, e per questo già da 45-50 anni ci siamo avvalsi della professionalità di Veraglia, che ci supporta in tutto e per tutto. Ogni volta che abbiamo bisogno o che noi abbiamo un'idea un po' diversa per fare un qualcosa di innovativo e di importante, abbiamo subito il supporto professionale di Veraglia e posso dire che siamo soddisfatti al 99,9%. Oltre che la Valpolicella, dove siamo nati, abbiamo creduto in questo mestiere e ci siamo espansi in 4-5 regioni in Italia, tra le più importanti come produzione di qualità. La Tommasi è innovazione e tradizione. Tradizione, come si può vedere in questo vigneto, una delle zone più vocate da Valpolicella, la Groletta, dove selezioniamo le uve per l'Amarone. Innovazione proprio per il sistema di allevamento, un sistema di allevamento a parete ad alta densità per sfruttare al massimo la qualità dell'uva, quindi basse rese e uva al top. Quindi l'uva viene selezionata in campagna in due momenti: una prima selezione visiva per determinare la sanità del grappolo, successivamente viene tagliata e messa nelle cassette. Queste cassette vengono in un secondo momento portate in azienda, dove l'uva rimane a riposare per 100 giorni. Dopodiché in questi giorni viene lavorata e viene fatta fermentare. Fermentazione che all'incirca dura un mese, una fermentazione molto lenta per andare a esprimere al massimo i profumi dell'Amarone, quindi questi profumi di frutta appassita, e durante il quale abbiamo la trasformazione proprio degli zuccheri in alcol. Un alcol che si combina con tutta la struttura del vino, quindi un vino di una certa potenza ma di una elevata eleganza. Dopodiché l'Amarone ha bisogno di un affinamento, di riposare, e questo viene fatto tramite un affinamento nel legno per 3 anni, durante il quale l'Amarone riposa e nello stesso tempo evolve e diventa quel grande vino che è. Finita la fase del legno, l'Amarone viene imbottigliato. Nella bottiglia l'Amarone deve sostare per subire una grande evoluzione per circa 6 mesi. Quindi, per un grande vino, una grande bottiglia. Ciao Roberto. Ciao Giancarlo. Stavamo giusto parlando delle tue bottiglie. Lavorare con Tommasi è un vero piacere. Innanzitutto per il grandissimo vino che producono, ma soprattutto anche per una condivisione di valori tra le due aziende. La prima cosa è la storia, una storia ormai di decenni che lega queste due aziende per arrivare a portare sui mercati internazionali un prodotto di gran valore per il territorio locale, ma anche per tutta la nazione intera. Qualche anno fa Tommasi comprese che per poter valorizzare un prodotto come l'Amarone era necessario anche avere un contenitore che ne garantisse l'importanza e facesse percepire al consumatore finale questa grandezza, e di conseguenza affrontammo il problema di dover creare delle bottiglie personalizzate che fornissero questa percezione di valore. Venne lanciato in quel momento un progetto di small business, così chiamato, e quindi fummo in grado di arrivare a proporre alla Tommasi un prodotto di alto valore e che potesse essere degno del vino che si producono. Grazie a Tommasi e al lancio dello small business abbiamo identificato un'area di sviluppo che
sono tutti quei clienti da piccoli e medi produttori che hanno però un brand di successo e un'organizzazione rivolta all'internazionale. Noi oggi siamo in grado di produrre contenitori personalizzati per poter seguire queste aziende nel loro successo internazionale. Possiamo considerare Tommasi come il cliente numero uno dello small business. Thank you.